Direi di partire subito, visto che i tempi sono abbastanza ristretti. Qui sono molto contento che siate così numerosi. Io sono il più vecchio, ho 58 anni, sono abbastanza giovanile e ho alcune delle virtù giovanili, ma non quelle nascoste, quelle note, cioè una certa passione, delle volte anche eccessiva. Non vorrei dire molte altre cose, comunque siccome l'hanno detto altri e siccome mi scrive che non lo dico mai, ho una moglie saggia che si chiama Cinzia e un figlio bravo che si chiama Enrico. E va abbastanza bene, io stesso considero abbastanza miracoloso col tipo di vita che si fa quando si fanno cose di questo tipo, di avere una famiglia normale e accettabile e alla quale risulto normale e accettabile persino io. Detto questo, io vorrei, diciamo, entrare nel merito abbastanza seriamente, perché io penso che per parlare dal punto di vista del territorio e dell'ambiente, della città dei prossimi 10-20 anni, che poi è anche il tema del TSC, diciamo, la premessa deve essere com'è la città oggi. Se noi non facciamo la diagnosi, non riusciamo a stabilire qual è la cura. Allora, la città, diciamo, negli ultimi decenni, non nell'ultimo decennio, si è enormemente dilatata. La città è molto più grossa di 30, 40, 50 anni. Questo è il punto di partenza. Uno dice, si è enormemente dilatata perché nel 65 eravamo 50.000, adesso siamo 100.000. No, nel 65 eravamo 100.000 e adesso siamo 100.000 più o meno. Quindi si è enormemente dilatata per altri motivi, alcuni anche nobili, tipo... dove abito io adesso con la Cinzia e Enrico, una volta ci stavano tre famiglie, sono quelle fettine di case tipo via 10 giugno eccetera eccetera, il telefono non sono io, una volta ci stavano tre famiglie col gabinetto fuori, adesso ci stiamo in tre, ci stiamo meglio, no? E questo vale per molte persone anche che sono qui, quindi uno dei motivi per cui la città si è ingrandita è che la gente abita in case più decenti, in posti un po' più grandi eccetera eccetera. Altri motivi sono anche che però la città si è sviluppata, diciamo così, per funzioni separate, dilatando enormemente il problema della mobilità all'interno della città. Faccio degli esempi, se no non si capisce niente. Tipo, è chiaro che se tu fai una sala multicinema completamente fuori dalla città, è evidente che io faccio un insegnante, tra l'altro insegno di là da poi, ci sono migliaia di persone che vengono a Piacenza al cinema senza sfiorare la città, cioè il tipo di rapporto è tangenziale cinema, cinema tangenziale, senza sfiorare in alcun modo positivo sia sotto il profilo delle relazioni umane, sia sotto il profilo anche economico, insomma, la città. E questo vale per molte altre cose, questa è una tendenza che vale non solo per Piacenza, ma per moltissime città italiane. Allora, noi dobbiamo tener conto di questo fatto, noi dobbiamo tener conto del fatto che la città, anche nell'ultimo decennio, con l'attuazione del PRG Campo Sminuti Oliva, che è stato praticamente portato a compimento, la città si è molto allargata e non ha fatto molto, secondo me, per compenetrare le funzioni. Le funzioni sono separate, faccio solo una battuta. Il Regi 1 e il Regi 2 hanno affrontato sostanzialmente, ma soprattutto il Regi 1, il problema, diciamo, delle aree industriali dismesse. Ora, se noi guardiamo quel che è stato fatto, per esempio nella più grande di queste aree industriali dismesse, l'ex Unice, sostanzialmente residenziale, cosa succede però? Che questo residenziale è un po' circoscritto, è quasi come se fosse un quartiere separato. Io credo che quando sarà pieno di abitanti, adesso non lo è, ed è uno dei posti dove stanno alcune di quelle molte migliaia di appartamenti invenduti che ci sono, probabilmente porrà dei problemi di sicurezza, perché è costruito in modo tale che non è vissuto se non dagli abitanti specifici. Allora, Francesco Cacciatore, lo dico perché è anche il vice sindaco e ha la delega a questo, all'urbanistica, in questa amministrazione, in questo mandato, ricordava alcune cose. Ricordavo una cosa, diceva, non andiamo oltre la città delimitata. Bene, se voglio ricordare una anch'io, in una certa notte del 2004, credo,
si doveva decidere in consiglio comunale di andare oltre la città delimitata, di andare oltre la Misurica, oltre Cadegliosi, eccetera, eccetera. Uno dei contributi che ho dato io e altri a questa città e a questa centrosinistra è anche, per esempio, stabilire che a un certo punto la chiudiamo lì, che non possiamo espanderci ulteriormente. Noi, ho finito, abbiamo una sola occasione, le aree militari, perché non ne abbiamo molto altre. Le aree militari, ne parliamo dopo, vanno utilizzate in due direzioni. Per ricompattare la città e le funzioni, se no non riusciamo a farle vivere il centro storico e negli altri posti, e per recuperare aree verdi. Poi mi spiego dopo perché penso di aver già scolato.